è stata proprio molto carina questa idea di recuperare quali erano le prelibatezze piuttosto che i gusti preferiti di questi campioni, personaggi famosi legati appunto ai motori che hanno caratterizzato Modena. Un collega che li conosceva bene ce li ha resi disponibili e poi abbiamo scelto nel nostro caso di dare i tortellini alla panna come mangiava Gilles Villeneuve, il Drake, quindi il signor Ferrari era appassionato di questo vitello tonnato con i capperi, dovevano essere abbondanti, quindi abbiamo cercato di rendere merito a questo gusto. E poi, visto che è anche un po' la stagione, le fragole al naturale di René Arnoux, che poi è anche un amico personale di mio padre, quindi abbiamo colto l'occasione proprio per riunire tutte le questioni, insomma. Mi piaceva, avevo in mente le macchine da corsa, quindi io ho iniziato un percorso da disegnatore progettista nell'ambiente modenese, che è passato attraverso la De Tomaso all'inizio e poi la Ferrari e così via. Quindi i miei da quel momento in poi hanno praticamente affittato ad altre gestioni il locale. A differenza di me invece mio figlio, che aveva iniziato a cercare di seguire il mio percorso nel 2006-2007, ha pensato di fare invece questo tipo di mestiere, quindi è tornato in famiglia. Io ovviamente ero ancora in Ferrari a quel tempo, quindi anche per dare, abbiamo dato un tono in qualche modo motorista, che è un po' il percorso mio professionale, che ha permesso poi di fare, cioè che ha portato a avere questa scenografia, diciamo così. Da quando ero ancora in Ferrari, che Todd voleva portava, quando veniva su macchina a Maranello, lo portava sempre in posti dove potesse essere un po' riservata la situazione, quindi sapendo che ero legato a questo ristorante, ha iniziato a chiedermi, ma vorremmo venire lì, come facciamo? Allora è venuto a fare un sopralluogo, ha guardato dove l'avremmo messo a sedere, quindi c'era una saletta riservata, e da lì è iniziato, che è venuto diverse volte, quindi era diventato un po' un luogo diciamo frequentato di quando lui aveva qualcuno. A noi ovviamente è stato un onore avere qui Schumacher a quel tempo con me, nel periodo che in qualche modo poi io ero ancora operativo in Ferrari. Il tortellino alla panna, partendo da Niki Lauda o meno, non so quando, magari ne mangiavano anche più di un piatto. Loro, parlare di Modena, volevo dire tortellini, quindi in particolare tortellini alla panna. Ecco, un aneddoto era che quando venne Barnard, questo è anche abbastanza famoso, aveva inizialmente vietato ai meccanici di bere, o a quelli del giroferro, di bere il Lambrusco. A un certo punto gli ha detto, no ascolta, il Lambrusco non lo berrai tu, ma lo beviamo noi. We'll be right back.